Sì, la nostra edizione viene dopo quella di Bologna, quindi sarà un evento importantissimo per la nostra regione, che ormai insomma, è una consuetudine organizzare eventi di questa portata. Sarà una bella esperienza, soprattutto perché anche quest'anno, soprattutto quest'anno, ci sarà una squadra nostra regionale, l'Energy Time Spec Devils, che parteciperà a queste Final Four nella Serie B maschile. Una conferma, sì, diciamo che dal 2021, da quando abbiamo iniziato questo percorso come comitato, abbiamo avuto la fortuna di avere l'opportunità di organizzare questi eventi. Questo, tengo a precisare, è organizzato insomma, dalla società Energy Time Spec Davis con il nostro supporto del comitato regionale. È un evento che avrà un'importanza non solo dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista turistico, perché ad oggi abbiamo già registrato prenotazioni tramite i nostri, insomma, il nostro staff per circa 480 persone, quindi considerando che manca un mese all'evento, penso che anche questa volta riusciremo a organizzare un grande evento turistico sportivo. Ma se io ritorno e sto sempre qua, significa che questa è una città, sportivamente parlando, ad alto livello, oltre che con tante altre cose positive che c'ha. E quindi ci troviamo adesso qui ad affrontare la Final Four della Coppa Italia, appunto dei campionati di B2, B1 femminile e B maschile. E quindi è l'ennesimo evento che ormai la federazione viene tranquilla perché sa della grande organizzazione, sia del comitato regionale presieduto da Gennaro Nigro, sia della società locale che tra l'altro sta facendo un brillante campionato quest'anno e di tutte le manifestazioni sportive, oltre che poi questa sede sempre bellissima dell'Unimol che rimane sempre un fiore all'occhiello. Tra l'altro credo, consentimi dirlo, che quest'anno ci troviamo col venerdì e col sabato della Santa Pasqua e quindi potrebbero unire anche un pochettino di villeggiatura, diciamo, perché qui a Campobasso, lo dico io, ma sicuramente lo sapete meglio di me, c'è una processione che ormai compie quasi 4 secoli, perché se non ricordo male, 626 la prima edizione di questa processione, che mi sfugge il nome. Venerdì Santo, Del Venerdì Venerdì Santo, Santo. e quindi sarà anche una bella cosa unire un pochettino di attività di girare la città allo sport. Sì, è un bel momento, cioè stiamo vivendo un bel momento di movimento pallavolistico e soprattutto stiamo realizzando pian piano quello che è il nostro progetto di portare la pallavolo ad alti livelli, ma non solo in termini sportivi, di risultato, ma di creare un movimento pallavolistico che chiaramente comprende anche la realizzazione di eventi, perché solo così, un po' come in tutti gli sport, creando eventi nazionali si avvicinano anche giovani e famiglie a frequentare e a vedere questo sport. L'aver avuto l'opportunità di realizzare una Final Four qui a Campobasso, piccola città, l'anno scorso si sono disputati a Bologna, quindi grandi città, vuol dire che veniamo visti, e questo ringrazio la federazione, ma ringrazio soprattutto tutto il nostro movimento e soprattutto quelli che sono vicini alla SPAIC e al movimento pallavolistico molisano, perché se la federazione ha sposato la nostra idea, così come è successo per la federazione col trofeo delle regioni, vuol dire che forse qualcosa di buono stiamo facendo.